Siamo lodati Gesù e Maria. Stiamo celebrando al termine di questo santissimo mese di maggio la festa della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, che è anche il secondo mistero gaudioso del Santo Rosario. Descrive appunto la visita che Maria Santissima fece ad Elisabetta quando fu a partire dall'Arcangelo Gabriele durante l'annunciazione che sua cugina era incinta al sesto mese, essendo sterile. Sappiamo tutti che Santa Elisabetta era la madre di San Giovanni Battista, e Maria avvertì subito l'esigenza di dover andare da questa sua cugina, non certo, diceva Sant'Ambrogio, per andare a controllare se era vero che era incinta, perché la Madonna aveva la fede, non c'era bisogno di controllare, ecco. Ma mossa dal desiderio di aiutare, di servire, questa parente era molto anziana, capita per una gravidanza miracolosa, di età abbastanza inoltrata, è un problema, e la carità di Maria le urgeva di andare a dare una mano a questa sua parente. Però il Signore ha preso questo suo già nobilissimo intento e ne ha fatto un prodigio, perché la visita di Maria Santissima era da Dio voluta per togliere il peccato originale a San Giovanni Battista già nel grembo della madre e per dare a Elisabetta Santissima le primizie della gioia dei tempi messianici. Elisabetta fu piena di Spirito Santo e scampò per voce. Voi sapete, quando diciamo l'Ave Maria, non ci avete mai fatto caso, le prime parole dell'Ave Maria sono quelle che le rivolse all'Arcangelo Gabriele, cioè Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ma le seconde parole sono quelle di Santa Elisabetta: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Quindi, capite, Santa Elisabetta c'è avuto un rumore di dire le parole che la Chiesa sono anni, secoli, insomma, e con cui saluta la Madonna nella splendida preghiera dell'Ave Maria. E poi abbiamo il capolavoro che è il Magnificat, che è pronunciato dopo che Santa Elisabetta disse una grande cosa: beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore, esaltando la fede di Maria che credette che il Verbo si sarebbe fatto carne, semplicemente dicendo fiat, sia fatta la tua volontà, all'annuncio dell'Arcangelo Gabriele senza concorso umano, e proruppe poi in questo cantico, che i maestri di spirito dicono che non esiste cantico di lode più grande che sia mai stato elevato al Signore. Quindi se qualche volta ci prende la voglia, e ci dovrebbe venire abbastanza spesso, di lodare il Signore, è cosa ottima prendere il Magnificat e leggerlo. Ecco, perché non c'è, tanto è vero che sapete che la Chiesa tutte le sere, la preghiera liturgica dei Vespri, ha come cantico evangelico il Magnificat, perché sa nella sua sapienza che non si può lodare a Dio con parole più perfette di quelle pronunziate dalla Madonna. Questo è il significato della festa. Ora, che cosa succede? Noi in questo mese di maggio, molte delle nostre famiglie hanno avuto la visita della Madonna. Noi forse non ci pensiamo, ma accogliere la statua della Madonna che viene dentro casa vuol dire ti apro la porta a Maria che delicatamente bussa alla porta delle nostre case. E come la Madonna non fa visite senza regali, quindi come portò gioia, grazia e benedizione nella casa di Elisabetta, così certamente ha portato grazie in tutte le case che sono state visitate. È una grazia grandissima ricevere la visita della Madonna. Sapete, come ho scritto nel bollettino, io questa sera compirò un gesto molto importante, che è la consacrazione di tutta la parrocchia al Cuore Immacolato di Maria. Io posso farlo perché io sono il parroco, quindi io ho, anche se sia che me lo riconoscano, sia che non lo riconoscano, però da un punto di vista oggettivo io ho potere spirituale e canonico su tutti gli abitanti di Sabrina, sia che gli piaccia, sia che non gli piaccia, se lo voglio, se non lo voglio. È come se fossi il padre, capite? La stessa autorità che ha un padre nei confronti di un figlio. È chiaro che questo gesto che cosa produce? Questo gesto produce questo, che la Madonna ascolterà quello che gli dico, perché la Madonna è molto obbediente ai sacerdoti, specialmente. E quindi lo fa già comunque, ma lo farà ancora di più, a maggior titolo, la Madonna visiterà tutti gli abitanti di Sermonica, nessuna scusa. Busserà la porta. Qui però sarà il problema, che chi gli apre la porta e che non gli apre la porta. Ecco, però sicuramente la visita della Madonna sarà ricevuta. Io dico beati, 100 volte beati, coloro che ricevendo la delicatissima visita di Maria, ecco, Madonna come il nostro Signore è molto delicata, addirittura
molte volte ci visita non esplicitamente, ma in maniera misteriosa, quindi con una come dire, estrema delicatezza. Chiudere le porte alla Madonna è veramente folle, così come chiuderne al Signore. Quindi questo gesto che faccio questa sera, tanto per concludere queste brevi riflessioni, poi necessita di una risposta, non è una magia, non è che consacro la parrocchia con il Madonna di Maria e tutti diventano santi. Magari, certamente, la Madonna avrà una intenzione, come dire, un'attenzione, diciamo così, particolare, perché io, come parlo, invocandola, le sto dicendo, guarda, io non ce la faccio con questi miei figli, d'accordo? Tu sì. Quindi prendi cura, lo sentirete con le parole della consacrazione, potete anche seguirlo, ci sono dei fogli che poi invito a distribuirlo, lo faremo dopo la comunione, e ci sarà una cura particolare da parte della Madonna, di ciascuno di voi. Ecco, è chiaro che, sapete che la Madonna a Fatima ha chiesto a tutti di consacrarsi al suo cuore immacolato, ecco, quindi non subito, poi devo pensare se farlo a ottobre o a maggio dell'anno prossimo, è molto importante che ciascuna delle persone che intendono riconoscere a Maria questa importanza nella vita interiore, l'importanza della sua mediazione, facciano questo atto personalmente. Ci sono degli atti molto semplici che all'interno di una celebrazione, che è quella della Madonna, può essere il 7 ottobre, può essere l'8 di maggio, insomma bisogna poi vederla, possono fare questa cosa. È una cosa che la Madonna ha chiesto esplicitamente a Fatima, l'ha chiesto a tutti i livelli, ha chiesto di farlo al Papa, che porta della Russia, ha chiesto di farlo ai marci, alla parrocchia, ha chiesto di farlo ad ogni singola persona. Ha chiesto che siano consacrate le famiglie, ha chiesto che siano consacrati i bambini, se Dio vuole, e il prossimo anno ci saranno celebrazioni di questo genere, dove ci sarà la possibilità di aprire e spalancare le porte all'azione e alla mediazione della Madonna. Ricordiamo che questa parrocchia è tutta di Maria, non soltanto perché è dedicata all'assunto, ma soltanto perché c'è la Madonna della Vittoria, perché qui non esiste centimetro quadrato dove non ci sia un simbolo mariano, una frase, stato dipinto che non annunzi, non proclami la grandezza e l'eccellenza di Maria Santissima. È una grande grazia questa qui, è veramente una grande grazia poter vivere in una parrocchia appunto così piena di Maria Santissima. Ecco, io vi auguro, ecco, io ho avuto la grazia di poter conoscere bene, ve la accorgerete insomma, e di provare ad amare un po' la Madonna, e sicuro che non c'è niente di più bello crescere nella conoscenza e nell'amore verso questa creatura che è un mistero immenso, nasconde tesori formidabili. Pensate che San Massimiliano Maria Corvo, il grande apostolo mariano, diceva negli anni 30 del scorso secolo, sono passati 2000 anni, ma di Maria non si sa quasi niente. È vero, ecco, perché chi conosce anche un pochino questa mirabile e divina creatura non può non cominciare ad amarla tanto. Pregato tanto, a ricorrere a lei in tutto, conoscendo la sua infinita, oltre che grandezza, bellezza, bontà, ecco, bontà tenera, dolce, materna, di cui tutti abbiamo bisogno e che è molto efficace per la conversione anche negli anni più lontani e per la santificazione di coloro che desiderano seguire con gioia il suo figlio Gesù. Siano lodati Gesù.